Ehi la ciurma, io sono Mazzatesse e ben ritrovati in questo episodio di Abandon Ship. Sono tornato dopo un sacco di tempo e riguardando il video precedente notavo che ho detto tipo speriamo di rivederci presto, non aspetta così tanto. Ed era febbraio 2020, l'ho caricato a ottobre 2020 e adesso siamo a luglio 2021. Per cui ecco. Allora, long story short, sono andato, ho recuperato dei soldi, ho recuperato del cibo, ho rimesso in sesto la mia ciurma, ho fatto salire di livello un paio di persone e poco di più perché la nave è già al massimo, non ho fatto cambiamenti su quello che era là, anche se in realtà nel mentre ho ragionato su cosa potrebbe essere una strategia per l'abbordaggio. In pratica, se combinassimo la bomba acida con uno che spara le ragnatele, potrebbe davvero cambiare parecchio. Potrebbe davvero cambiare parecchio. E perché sarebbero costretti a restare in quella zona e quindi cosa sta succedendo? E quindi no, scusate. C'era OBS che mi stava dicendo che c'erano delle robe che non funzionavano come dovevano, quindi mi sono un po' preoccupato. Ma speriamo che sia tutto a posto, che non ci siano dei problemi. Allora, nulla, siamo qui in questa zona super mega nuova qua e vediamo cosa succede. La missione ci diceva appunto di andare qua su e scoprire che cosa stanno combinando. Vediamo. Cavolo, come si chiude dietro di noi il ghiaccio. È incredibile. Sto puntando qua perché spero. Cavolo, abbiamo ricevuto del danno. Fa impressione comunque. Credo che una nave non potrebbe, soprattutto di legno così, non potrebbe stare in così tanto ghiaccio che si richiude subito. Cioè, qua se mi fermo un attimo. Ok, siamo bloccati nel ghiaccio. Appunto, stavo proprio parlando. C'è un orso polare che ci attacca. Ok. Siamo riusciti a ucciderlo e a guadagnarci del cibo. Cosa? C'è un faro? Cos'è che ci sta puntando la nave? Normalmente punta al faro, ma qua c'è qualcosa. Una nave spiaggiata. Ok, la gente è triste. Allora, troviamo qualcosa nella zona abbandonata. Eh? C'è una strana nave, una che non hai mai visto. Sembra essere fatta tutta di metallo e non riesci a capire come abbordarla o entrarci. La nave si chiama The Caprona. Ok. Non riusciamo a capire nulla di che cosa implica questa nave. Allora, un'ombra scura indica che c'è un'altra nave che è arrivata fin qua giù.
Devi urlare per farti sentire, la tempesta è troppo forte e spazza via le tue parole. Non mi avventurerei. Non mi fido per niente. Andiamo via. Su. E cerchiamo di capire cosa ci... non abbiamo esplorato tutto là sotto, ma temo che sia davvero molto pericoloso. Senti la forza della tua connessione con lui e la pressione che esercita sopra di te. Aumentare man mano che navighi verso l'area misteriosa segnata così spesso nelle carte. Senti un... sì, una calma confidente dalla presenza che è in te. Comunque, sono impazienza e trepidazione che ti portano attraverso i pensieri. Oh, cos'è che dice? Now you have an icebreaker, return to the ice sheet. Ok, abbiamo fatto. You have pushed beyond the frozen wasteland. Cioè, siamo andati oltre la... Niente, ciaone. Quest log. Boh, non siamo riusciti a leggere assolutamente niente. Che succede? Non puoi credere quello che ci sta davanti a te. Hai una brutta sensazione. Non possiamo tornare indietro, troppo dipende dal nostro successo. Ci sono tutte le cose ghiacciate e non si capisce che cosa siano. Su 0 punto esclamativo, ma esploriamo prima qua, vediamo se c'è qualcosa di particolare o se è solo un'anticamera per quell'altro spazio là. Ci sta facendo consumare un sacco di pesce comunque se dobbiamo spostarci così a caso. Facciamo che faccio un giro, metto in pausa e ci vediamo tra poco. Ho finito di esplorare, ma non c'era assolutamente nulla, per cui possiamo solo continuare e vedere che cosa ci aspetta al di là del varco. Quello dovrebbe essere l'ultimo punto più a nord in assoluto, per cui o è qua o è qua. Ok. Pensavi che il Kraken fosse una singola creatura e che la sua sconfitta fosse un brutto colpo per il culto. Ora, invece, avendo visto così tanti mostri ghiacciati, sai che i piani del culto sono molto, molto più grandi. E comunque questa rivelazione non è dove puntavano le mappe. Questa, e invece, è in questa mappa. Cioè quella rivelazione in questa mappa. Non si torna indietro. Oddio. L'aria si fa più... pungente. Il tessuto della trama della realtà sembra pulsare e delle onde d'urto silenziose colpiscono te e la ciurma. Ognuno cade sul ponte, cercando di
tapparsi le orecchie o proteggersi la testa. Giuri che puoi sentire un rivolo di sangue attraverso le tue dita. Il dolore caldo e bianco colpisce la tua testa e squarcia la tua anima. Ora verità, solo verità. Inginocchiati davanti al padre di tutto e sii benvenuto di nuovo nel nostro abbraccio eterno. No. La luce, un faro nell'oscurità. La tua forza mentale resiste, agendo come una barriera. Senti che la ciurma così vicina. No, senti la ciurma così vicino al precipizio, si aggrappa alla tua presenza. L'oscurità si allontana. Tutti uscite fuori da questo sogno cieco allo stesso momento. Dobbiamo andarcene prima di soccombere tutti. Cosa abbiamo guadagnato di tutto ciò? Ok, cavolo, ogni senso di tranquillità dall'essersi allontanati dalla presenza immediata del padre è distrutto dal suono del ghiaccio che si rompe. Le tue peggiori paure si realizzano quando guardi attraverso il tuo binocolo. Un kraken ghiacciato si sta liberando dal suo guscio, pronto ad attaccarti. Eccolo. Realizzando che non c'è fuga, spendi tutto il tempo che hai per prepararti alla battaglia. Riesci a sistemare parzialmente la tua nave. Non è molto, ma reggerà per la prossima battaglia. Ok, abbiamo perso pochissimo però. Allora, adesso è un bel casino. Non mi ricordo assolutamente come si combatte il Kraken, e questo sarà uno bello tosto. No, non so se il mortaio serve a qualcosa, quindi tu vai ai cannoni. Questo non penso che serva a niente, quindi vai ai cannoni. Ok. Ok, quello ci ha messo troppo a sparare, quindi niente. No, si è inabissato, cavolo, adesso ci prende. E dobbiamo picchiare questi affari qua. Allora, tu vai contro questo, voi andate contro
Questo e voi contro questo. No, qua e qua facciamo. Allora, andate su questo, tu vai su questo. Voi due riparate qua. Ok, abbiamo avuto dei problemi gravi, non sembra. Tornate qua, allora lui non sta tanto bene, vai a curarti un attimo. Allora, qua e qua. Carica questo intanto, che non si sa mai. Abbiamo mancato con tutti. Ok, vai, vai. Ci avrei scommesso che non serviva a niente, quindi vai qua. Tu vai qua. Eccolo. Ok, fuoco alternato dobbiamo fare, mi sa, perché così abbiamo modo di tenerlo sotto scacco costantemente. Aia. Dov'è il medico? Medico. Ok. Medico. Ah! Cos'è sta roba? No, ci sta spawnando degli alifron in faccia. No, il medico, vai qua. Cura. Vai qua. Cura. Aia. Damage. Però è quasi andato. Ok, l'ultima volta che sale su ed è... Ciao, addio. Non è detto che sia l'ultimo che cerca di attaccarci comunque. Allora, la tua mente si tranquillizza un po' quando ormai le sue forze distruttrici sono delle memorie che si allontanano.
Ok. Tu e la tua famiglia arrivate naufraghi su una spiaggia. Feriti, spaventati, esausti. Una caverna vicina vi accoglie, offrendovi la possibilità della salvezza. Allontanate i vostri timori e entrate nel rifugio. Una volta dentro, qualcosa si sveglia e cerca di attaccare la tua mente. Ha uno strano potere su di te. Ah, quindi questo è un flashback. Urla di allarme ti fanno tornare dalla trance. I Kraken vicini hanno tutto il ghiaccio che si sta sciogliendo, cadendo dentro il mare. Urli di mettere tutte le vele, di spiegare tutte le vele e prepararsi a scappare. Via, 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 Damos, che non so se riusciamo a raggiungere, cioè a sopravvivere a un altro impatto del genere. Arriviamo al ghiaccio del ghiaccio qua. Spero che non ci inseguano qua perché sennò. Fortuna che abbiamo preso parecchio cibo perché qua ne abbiamo consumato alla grande. Nella nave si ferma all'improvviso. Sembra di aver colpito un blocco di ghiaccio. Il blocco improvviso fa cadere uno dei tuoi membri della ciurma. Cadono in un pezzo di ghiaccio alla base della nave e sono sotto. Che cadono sott'acqua. Fermiamoci a cercarli. Riusciamo a trovarli, corriamo e li recuperiamo. Ok. E sono tutti contenti perché abbiamo salvato il loro compagno che stava affogando o rischiava l'ibernazione. Sarò tranquillo solo quando saremo usciti di qua. Allora, un'altra silhouette. No, non possiamo rischiare perché stiamo scappando. Non voglio temporeggiare assolutamente. Ah, eccoci, 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 eccoci. Dai, raga, che ce l'abbiamo fatta. Ok. Perché segna tutto rosso là? Cosa? Sei grato di essere scappato dalle lande ghiacciate, ma ti accorgi di un cambiamento nell'aria? Molti vulcani sono messi sono messi a eruttare da quando sei stato qua l'ultima volta. Forse questo è responsabile per il rilascio accelerato dei Kraken. Questa implicazione ti preoccupa. Dovresti tornare a Landfall. Questo ti permetterà di avere un posto per riposarti e di mettere insieme i tuoi pensieri. Oltre a questo, Voltare probabilmente ha qualche idea su questi eventi. Ok, però detto questo, direi che ci torno off camera e ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!